risulta residente in parrocchia di San Fedele e che paga il rifacimento della strada che sta di fronte a casa sua, la, tra virgolette, sua strada. Allora è vero, come mi ricordava Magda, che i frontalieri hanno il dovere di sistemare la strada. È anche vero che un atto notarile che fissa questa cosa non è così grande, non è così diffuso, e quindi questa cosa è abbastanza significativa. Certo, e qui invece siamo alla fine del 1500. Questo io credo potrebbe essere l'origine. Siamo comunque in quell'ambito territoriale che va appunto tra via Tatti e via più o meno via Bernardino Luini. Questo era per dare un contesto anche proprio territoriale a una delle memorie, che è una memoria popolare, perché è sopravvissuta nonostante appunto che non sia mai diventata.